E martedì 14 dicembre siamo davanti al K-Way 4 di Torino in piazza CLN. Stiamo aspettando il pullman dei numerosi giornalisti di moda, delle più importanti testate generaliste e specializzate. La delegazione della stampa arriva da Milano con il pullman vestito K-Way per visitare il nuovo store K-Way 4 Torino di via Roma. Ad accoglierli il presidente del gruppo BasicNet, Marco Boglione, e Alberto Ballocco, presidente di Basic Samples. Con loro il brand manager K-Way, Francesco Bruno, ed Elisabetta Rolando, direttore commerciale della divisione retail. Lo stile K-Way è imprescindibile dall'innovazione, dalla modernità, dalla funzionalità, dalla praticità, dalla semplicità. E allora abbiamo cercato di fare un'estensione del brand completa, che quindi va dagli accessori, le scarpe, i pantaloni, la maglieria leggera, pesante, oltre che ovviamente le giacche. Ci abbiamo messo 4 anni e poi abbiamo detto adesso bisogna fare un negozio dove ci stia tutto e ci metteremo alla prova. Noi cerchiamo di pensare il più possibile al consumatore, l'unica cosa flessibile è il prezzo. Si possono ottenere evidentemente i prezzi con un gesto semplicissimo, moderno, che è passare il codice dell'articolo che si ha in mano sotto uno scannerino collegato a tantissimi visori. Possono anche fare da commessi virtuali. Con questo sistema chiunque di buona volontà, giovane, con un approccio digitale all'informazione e all'informatica può gestire il negozio. Il K-Way 4 Torino, che arriva dopo alcuni esperimenti pilota, come il corner K-Way all'aeroporto di Caselle e i negozi di Chieri, Alassio e Bardonecchia, è il primo monomarca ad ospitare nei suoi 300 metri quadri la collezione completa del brand, con oltre 3.500 articoli. Noi abbiamo 2 radici. Una tessile e l'altra informatica. Da 20 anni a questa parte i nuovi telai sono i computer, sono l'amico informatica, sono la rete, sono le applicazioni software. Io ero di quelli che dai 20 ai 24 passavo molto più tempo davanti ai piccoli computer che davanti all'hi-fi a sentire i Beatles, i Rolling Stones o Bob Dylan o Cat Stevens. Io smanettavo. E quindi poi l'azienda, diciamo, è diventata quella che oggi, cioè un'azienda più di informatica che di magliette. Negli spazi di via Roma ecco poi la K-Way Gallery, esposizione temporanea dedicata alla rivoluzione informatica, che ospita anche il rarissimo Apple 1, il santo graal della generazione digitale che il presidente di BasicNet, Marco Boglione, si è recentemente aggiudicato all'asta di Christie's Londra. Proveremo a fare un approfondimento culturale tematico ogni 6 mesi, così chi viene a visitare il negozio troverà anche qualcosa in più legato allo stile K-Way. Avevamo già tanti pezzi, qualcuno l'abbiamo comprato ad hoc, uno importantissimo ed è la prima volta che è esposto in Italia e lo vedrete qui sotto, è l'Apple 1, è il primo computer prodotto dalla Apple nel 1976 ed è diciamo, nel nostro mondo di questi smanettoni cinquantenni è considerato il santo graal. 4 sono nei musei, 2 sono di privati, di cui uno nostro, uno della BasicNet, ma finirà nel Museo della Rivoluzione Informatica che nei prossimi anni si aprirà a Torino di fianco al Museo del Cinema, della Radio e della Televisione. Dopo la visita al negozio e lo shopping di rito, i giornalisti si trasferiscono al Basic Village e qui vengono accolti nella foresteria da Marco Boglione e dalla moglie Stella per il pranzo, al quale seguono le interviste individuali con il presidente del gruppo, il tour degli uffici di BasicNet e la visita allo spaccio e al negozio Superga.